Buon dia a tutte, un caloroso saluto da Graziano e Gianluca del Tivoli di Cortina. Oggi prepariamo un filetto di manzo con patate e porcini rosolati e una salsa bernese fatta con l'aceto di lamponi. Allora procediamo intanto con la rosolatura decisa del filetto di manzo. Abbiamo già preparato le patate rosolate e i porcini che ha preparato Gianluca prima con un leggero profumo d'aglio. Poi la salsa bernese è fatta con la riduzione di scalogno, vino bianco, aceto di lampone e aceto bianco. Poi alla fine viene montata con i tuorli e il burro chiarificato. Deve essere piacevolmente acidula in maniera da contrastare poi il dolce della carne. Allora, un po' di olio. Procediamo con la cottura. Un po' di sale, pepe. Ci siamo quasi, ancora un giro, un po' in parte. Bene, ci siamo. È opportuno farlo riposare in ambiente tiepido sui 60 gradi per una decina di minuti in maniera da permettere alle fibre di rilassarsi e ai succhi di distribuirsi su tutto il filetto. Procediamo con la presentazione del piatto. Riscaldiamo le patate precedentemente rosolate e i porcini che ha preparato prima Gianluca con rosmarino e un po' di profumo di aglio. Procedo con il taglio del filetto, molto morbido, e adesso Gianluca lo presenta bene sul piatto. Parte con la salsa bernese all'aceto di lamponi, poi sistema la carne. Adesso posizioniamo le patate rosolate. Sono patatine rat, molto dolci, molto concentrate. C'è un gusto di patata molto fine. Sì, adesso i porcini rosolati a cubetti. Alla fine terminiamo con un po' di fondo di cottura, un po' di fondo di vitello leggero. È un piatto anche questo molto semplice, molto, molto immediato, che potete replicare tranquillamente a casa. E il filetto con le patate e i porcini rosolati e la salsa bernese ai lamponi è pronto. Un caloroso saluto da Gianluca e Graziano del Tivoli.